La tortura dei traditori nel Medioevo. La punizione conosciuta come impiccagione, sventramento e squartamento rappresenta uno degli aspetti più oscuri della storia legale inglese. Questo terribile metodo di giustizia veniva applicato a coloro che erano stati dichiarati colpevoli di alto tradimento, un reato considerato il più grave attacco all'autorità del sovrano. Era una pratica brutale che mirava non solo a infliggere atroci sofferenze fisiche, ma anche a creare una profonda divisione tra coloro che subivano questa punizione e il pubblico. Chi veniva condannato a queste terribili sofferenze? Che scopo aveva infliggere così tanto dolore? Benvenuti su History Wins. La procedura, così come stabilita dalla legge, prevedeva che il prigioniero fosse portato fuori dal carcere e legato alla coda di un cavallo, trascinato per terra fino al luogo di esecuzione o al patibolo. Successivamente, veniva impiccato per il collo, ma non fino alla morte completa, bensì fino a quando era a malapena in vita. A questo punto, veniva abbassato, e il carnefice procedeva a estrarre le viscere dal corpo del condannato davanti all'audience. Subito dopo, la testa veniva tagliata dal corpo, che veniva poi diviso in quattro parti, ciascuna delle quali veniva esposta in luoghi pubblici designati. La pratica di mostrare il cuore del condannato all'audience era particolarmente macabra. Dopo aver estratto il cuore, il carnefice lo presentava alla folla con parole come «Ecco il cuore di un traditore», enfatizzando l'orrore della situazione. Alcuni storici ritengono che la parte del trascinamento della vittima al luogo di esecuzione avvenisse prima dell'impiccagione, mentre altri credono che «trascinare» potesse riferirsi sia al trasporto della vittima al patibolo sia all'estrazione degli intestini durante l'eviscerazione. Durante il Medioevo, il trascinamento di un prigioniero poteva consistere nell'essere tirato per un lungo tratto dalla prigione al luogo di esecuzione. A Londra, il viaggio da Newgate Prison verso il patibolo distava ben 3 miglia, con folle urlanti che si radunavano lungo il percorso. Questi individui insultavano e scagliavano rifiuti e sporcizia contro il prigioniero, talvolta persino aggredendolo fisicamente. Dopo questa prima fase, seguiva l'impiccagione, in cui una corda veniva legata intorno al collo del condannato e lui veniva sospeso da una scala o dal patibolo. Il condannato veniva lasciato impiccato fino a soffocare lentamente, mentre il suo corpo si dimenava e le gambe cercavano disperatamente un appiglio. Immagina la sensazione di panico mentre il cappio si stringe attorno al collo, gli occhi sporgono, il corpo sobbalza e le gambe si agitano freneticamente. La pressione aumenta costantemente nella testa, come se stessi soffiando aria in un palloncino, fino a quando sembra che stia per esplodere. Il battito furioso del cuore riecheggia nelle orecchie, e il condannato, sull'orlo dell'incoscienza, perde il controllo della vescica e dell'intestino, con urina e feci che si riversano sulle gambe. A quel punto, la morte rappresenterebbe un benvenuto sollievo, ma molti condannati morivano accidentalmente per strangolamento prima di raggiungere le fasi successive della punizione. L'impiccagione, il trascinamento e lo squartamento erano considerati il massimo della crudeltà e dell'umiliazione. Questa pratica serviva come monito a chiunque osasse sfidare il potere regale. Era uno spettacolo sadico, un teatro oscuro di sofferenza e morte che cercava di terrorizzare il pubblico, spingendolo a obbedire alle leggi e a non mettere in discussione l'autorità del sovrano. Era una punizione così brutale che molti condannati morivano accidentalmente durante il processo, mentre l'intera procedura provocava una tortura mentale e fisica inimmaginabile. Il terribile atto noto come impiccagione, sventramento e squartamento costituiva una delle forme di punizione più disumane della storia legale inglese. Questa pena estrema veniva inflitta a coloro che erano stati giudicati colpevoli di alto tradimento, considerato il crimine più grave contro l'autorità del sovrano. Tale punizione non solo infliggeva indicibili sofferenze fisiche, ma intendeva anche intimorire il pubblico, sostenendo l'idea che solo un traditore sarebbe stato sottoposto a 3 morti, rappresentando di fatto una sorta di macchia indelebile. Inoltre, le donne condannate per tradimento erano generalmente escluse da questa sorte, ricevendo invece una condanna che poteva consistere nell'essere bruciate sul rogo o decapitate. Il procedimento era definito chiaramente dalla legge. Il prigioniero deve essere portato fuori dal carcere e trascinato per terra legato alla coda di un cavallo e condotto al patibolo o al luogo di esecuzione,
quindi impiccato per il collo finché non sia a metà morto, poi abbassato e le sue interiora tagliate dal suo corpo e bruciate dall'esecutore. La sua testa deve essere falciata dal corpo. Quest'ultimo deve essere diviso in quarti per poi esporre testa e corpo in alcuni luoghi aperti designati. L'atto più mostruoso consisteva nell'incisione dell'addome del traditore dalla parte inguinale allo sterno e nell'estrazione delle viscere. Queste venivano quindi bruciate davanti al condannato, creando una scena di orrore insostenibile. La legge subì una modifica che aggiunse un ulteriore atto di depravazione. I tuoi membri saranno tagliati e le tue budella tolte e bruciate davanti a te. Questo implicava che la vittima potesse percepire non solo la combustione delle viscere, ma anche delle proprie parti intime. La perdita di coscienza sarebbe stata la benedizione finale, ma molti erano ancora consapevoli di questo orrore e vedevano bruciare le loro viscere. Il momento preciso della morte non può essere determinato con certezza, ma, per essere sicuri, gli esecutori asportavano il cuore e lo bruciavano prima di procedere con la decapitazione. In conclusione, questa punizione crudele e inumana rappresenta uno dei capitoli più oscuri della storia legale inglese, progettato per terrorizzare il pubblico e sottolineare il prezzo del tradimento nei confronti del sovrano. Era uno spettacolo sadico, un teatro oscuro di sofferenza e morte che cercava di stabilire un dominio feroce sulla psiche delle persone. Durante il regno di Edoardo I d'Inghilterra, circa 40 anni dopo l'introduzione di questa terribile punizione, si verificò un evento storico notevole che coinvolse il principe gallese Daffy Dub Griffith. Prima della perdita dell'indipendenza gallese, nel 1277, Edoardo dovette reprimere una piccola ribellione in Galles. Daffy, successivamente, guidò un secondo attacco al castello di Awarden, innescando una seconda ribellione a Pasqua 1282. Questa volta, Edoardo rispose con una guerra a pieno titolo. Nel 1283, circondò la base gallese a Snowdonia con un massiccio esercito, costringendo Daffy e i sopravvissuti a fuggire nelle rocce inaccessibili di Snowdonia. Daffy fu catturato e condannato a morte per alto tradimento, subendo il triplice supplizio di essere trascinato, impiccato, sventrato e squartato. La sua testa fu esposta alla Torre di Londra dopo essere stata legata in ferro e posta su una picca. Daffy Griffith divenne così la prima persona importante nella storia a subire l'impiccagione, l'incisione e lo squartamento. Un altro terribile episodio riguarda Andrew Arkley, il primo conte di Carlisle, nell'ottobre del 1322. In questa occasione, gli scozzesi, guidati da Robert de Bruce, sconfissero l'esercito inglese in Yorkshire, catturando l'Earl di Richmond e mettendo in fuga il re Edoardo II. Andrew Arkley, che aveva fallito nel suo tentativo di raggiungere il re in tempo per la battaglia, giunse alla conclusione che la guerra contro la Scozia fosse inutile e nel 1323, senza il consenso del re Edoardo, Arkley stipulò un trattato di pace con Robert de Bruce, ponendo fine al conflitto e riconoscendo l'indipendenza della Scozia. Questo atto provocò l'ira del re, che accusò Arkley di tradimento. Il conte fu arrestato, privato dei suoi titoli e delle insegne, e condannato senza un regolare processo. Mantenne la sua dignità fino alla fine, affermando di aver agito per il bene del suo paese. La sua punizione fu un'agonia terribile con l'esecuzione delle pene riservate ai traditori del re. Le diverse parti del suo corpo furono esposte a Newcastle, Carlisle e Dover, mentre la sua testa fu presentata al re a Knaresborough, città in cui era cresciuto, prima di essere posta sul ponte di Londra. La sorella di Arkley riuscì a ottenere le parti del corpo di suo fratello per una sepoltura cristiana dignitosa nel 1328, dopo che erano state esposte per 5 anni. Questi eventi mostrano l'orrore e la brutalità della pratica dell'impiccagione, dello sventramento e dello squartamento, che veniva inflitta ai traditori nell'Inghilterra medievale. La punizione serviva a sottolineare la fermezza del potere reale e il prezzo devastante che doveva essere pagato per il tradimento. Non dimenticare l'iscrizione al canale e di lasciare un like al video, grazie.